Ma è difficile, non è impossibile, bisogna credere nella propria idea di impresa, nel proprio progetto, e presentarlo bene, essere convinti, perché questo permette ai nostri interlocutori istituzionali e anche quelli finanziari di supportare la nostra azione, il nostro progetto, di renderlo realizzabile e poi di collocarlo in maniera competitiva sul mercato. Che cosa consiglierebbe a un ragazzo che vuole intraprendere questa carriera? Determinazione, avere le idee chiare, avere la capacità di coinvolgere tutti i propri interlocutori, perché questo significa rafforzare l'idea progetto e costruire bene un'impresa, un contenitore formale che sia in grado poi di realizzare il progetto e di avere lunga vita, sul mercato, di confrontarsi con i competitori, di ritagliarsi una quota appunto di clienti che possa permetterne la riuscita del progetto. Il 2018 avrebbe dovuto essere l'anno un po' della ripresa. A Messina questa ripresa non l'abbiamo toccata per mano, le aziende continuano a chiudere, le aziende continuano ad essere in difficoltà. Che cosa augura la città per il 2019? Ma la ripresa sembra essere mortificata da una serie di misure anche a livello governativo che non tengono troppo in considerazione l'esigenza della crescita, del mantenimento appunto di livelli di crescita adeguati al confronto con i mercati internazionali e anche col mercato interno. La città segna il passo ancora oggi, sia per le scelte del passato, ma anche come dire, per una timidezza nell'affrontare i temi dello sviluppo, tutto quello che rende facile alla vita un imprenditore, un'impresa, la capacità appunto di consolidare attività economiche. È un tema quello come dire, della strategia dello sviluppo complessivo della città e della provincia che deve essere affrontato al più presto e che deve trovare risposte concrete.